Idee, Silvio pensa, ci vogliono delle idee. Il Biellese è un territorio straordinario, ma noi dobbiamo evidenziare, avere idee. La differenza tra le persone è fatta dalle idee che uno ha. Noi qua siamo nella fucina delle idee, quindi dobbiamo fucinare un'idea per questa villa fantastica che vi proporremo, che vi stiamo proponendo a piatto. Idee, Silvio, concentrati, idee. Questa villa è costata, ve lo dico, questa villa è costata più di 550.000 euro. Oggi ce l'abbiamo in vendita a 398.000 euro. Idee, Silvio, concentrati. È una casa per voi che abitate a Milano, che abitate a Torino, è una casa in una cornice del Biellese che è fantastica. Calcolate che nel raggio di 20 km avete campi da golf, avete centri ippici, avete centri sportivi. La casa è collocata ai piedi della panoramica Zegna, in un'ora e mezza siete al mare, in un'ora siete nelle più belle piste da sci della Valle d'Aosta e siete nel cuore di questo Biellese che è un territorio straordinario. Idee, venite fuori, ci sono quasi, intanto Biellese territorio straordinario. Oggi siamo nel comune di Piatto, tra poco vi porteremo all'interno della villa che poco fa avete visto il computer, adesso ve la facciamo vedere all'interno. Quella che vedete alle mie spalle è la panoramica Zegna, la casa attorno a sé ha 3000 metri di giardino e da questa parte abbiamo dei vasi fabbricati ad uso deposito. Per darvi alcune idee di come è stato fatto questo immobile, i muri di contenimento sono tutti muri in pietra, non è geopietra, questa qui è pietra squadrata. Guardate anche il livello della piantumazione del giardino. Chiaramente abbiamo i cancelli automatici come le basculanti dei garage, che sono basculanti sezionali della Orman, e guardate l'impianto di illuminazione. Eccoci all'interno della villa. Guardate che ambienti splendidi che ha quest'ultima al suo interno. La scala che abbiamo appena visto porta sulla zona notte che dopo vedremo. Questo è il piano abitativo, guardate il livello delle finiture qua al suo interno. Questi pavimenti hanno una cornice esterna in pietra. Il pavimento che è un parquet in rovere, sempre con intarsi di pietra al suo interno. Il riscaldamento qua è tutto radiante a pavimento, appoggiato logicamente ad una caldaia a condensazione. Il caminetto è un caminetto a lenta combustione che una volta attivato esclude il riscaldamento a pavimento, perché questo basta per scaldare l'intera metratura. Da questa parte, prego seguiteci, abbiamo questi graziosi led a pavimento che dividono la zona giorno dalla cucina. E qua al suo interno appunto c'è l'angolo cottura. Questa cucina, tra l'altro, essendo stata fatta su misura, è molto probabile, anzi quasi garantito, che rimanga al suo interno una volta acquistato l'immobile. Benissimo, parliamo dei costi di gestione. Nicolò vi ha detto caldaia a condensazione, pavimento radiante, quindi alimentando tutto l'impianto di riscaldamento a metano abbiamo un costo che è di circa 700 euro anno per avere 20 gradi giorno e notte. Internamente molte porte sono porte a scomparsa, ogni zona è divisa dalle altre zone per cui potete impostare un livello di riscaldamento nelle camere da letto, nei bagni, nella zona giorno, vedrete poi anche nella parte sotto, nella parte cantinata. Da questo lato, qui Nicolò si vuole inquadrare, questo è il collettore di riscaldamento su cui abbiamo quelle famosissime valvole sulle quali agendo andiamo a mettere la temperatura che vogliamo su ogni vano. Il bagno, che è questa zona qua, è un bagno, come vedete, pavimentato in legno, è stato trattato, quindi un bagno che non teme l'umidità. Qui abbiamo vasche per massaggio.
Dato che l'impianto è pavimento radiante, l'acqua nell'impianto di pavimento radiante gira a bassa temperatura, abbiamo uno scambiatore di calore che ci porta ai termorredo dei bagni una temperatura maggiore, per cui qui viaggiamo sui 34-35 gradi, mentre sullo scaldabagno, scaldasalviette, viaggiamo a 60 gradi. Una cosa particolare che va detta di questa casa è che le soluzioni tecniche che hanno adottate sono veramente futuristiche. Sapete che cos'è questo sportello qua? È lo sportello della biancheria sporca, perché non dovete raccogliere la biancheria, buttandola qua dentro va a finire direttamente in lavanderia. Eccoci al primo piano della proprietà, dove appunto sussiste la camera matrimoniale. Camera matrimoniale è composta, vabbè, dalla camera in questa zona. Questa parete che divide da bagno e cabina armadi è una parete bombata con una leggera curvatura. Notare il livello delle finiture interne, queste porte sono state fatte appositamente per questa parete, quindi anche queste seguono la curvatura. Da questo lato appunto abbiamo la sua cabina armadi, dove al suo interno, come abbiamo visto nel bagno sotto, c'è sempre lo sportello per la biancheria sporca. Da questo lato invece troviamo il bagno padronale con le stesse rifiniture che troviamo pian terreno, quindi il pavimento è sempre in rovere, da questa parte trattato per l'umidità. Va detto inoltre che la camera matrimoniale ha un suo graziosissimo terrazzino esterno coperto. La stanza inoltre è dotata, come vedete, per la predisposizione dell'aria condizionata. Non è mai stata messa perché oggi, con la giornata calda che abbiamo, ci saranno 32 gradi, qua dentro si sta da Dio. Inoltre lo stesso fattore fresco d'estate ce lo abbiamo d'inverno, mantenendo il calore, siccome a livello di coibentazione sia delle murature che del tetto è eccezionale. La casa è fantastica, Nick, ma dobbiamo farci venire delle idee, Nick. Delle idee, ci vogliono delle idee. Forse questa volta l'idea ce l'abbiamo. Quella che avete appena visto è la cantina, in cui si trova questo impianto di aspirazione per tutta casa, dove non bisogna più star lì a girare col folletto e non sapere mai dove attaccare la spina. Ci sono comode prese che escono e sono comode per aspirare la casa. Questa è la sua autorimessa, guardate anche qua, a parte la capienza, l'autorimessa doppia, due macchine tranquillamente, tutta pavimentata, intonacata. Qui abbiamo inoltre altezze importanti, qua dentro misura circa 2,60 m, e queste qua sono due basculanti elettriche della Hofmann, che sono del numero uno al mondo. Piano cantinato della villa. Una cosa che non vi abbiamo detto: la casa è dotata di un impianto d'allarme volumetrico perimetrale. Quello che è importante da vedere qua sotto è che stiamo camminando su un pavimento in rovere, sinonimo di quanta cura abbia avuto l'isolamento di tutte le fondazioni e della piastra di fondazione della casa. Pensate, un pavimento in legno così dopo qualche anno si sarebbe rosso. Tutto il piano cantinato, la tavernetta che vedremo, il bagno che vedremo, sono riscaldati da delle piastre radianti, che è una cosa molto intelligente, perché non utilizzate la tavernetta, tenete tutto spento. Nel momento in cui ne avete necessità, aprendo i radiatori, poiché l'acqua viaggia a 65-70 gradi, poi avete subito caldo immediatamente. La genialità di questo vano, che è un vano concepito come zona relax, è di essere diviso da questo enorme bagno che ha questa grande doccia, di cui abbiamo i suoi sanitari, e questa porta ci divide dalla tavernetta. E dal bagno arriviamo in questa zona tavernetta. Anche in questo locale abbiamo una cucina che è fatta su misura e che riteniamo rimarrà qua. Adesso dobbiamo convincere il proprietario su alcune cose, ma rimarrà qua. E adesso vi diciamo l'idea che abbiamo partorito. Di la verità l'ha partorita Nicolò, però l'idea che è fantastica. Cos'è che abbiamo pensato per questa casa? L'idea che abbiamo partorito è questa. Allora, assumendocene noi ogni responsabilità, facciamo una proposta commerciale, che è questa. Per le proposte che arrivano entro luglio
quest'anno chiaramente, ci assumiamo ogni responsabilità, abbassiamo il prezzo di ulteriori 20.000 euro. Per cui inizio video, vi abbiamo detto che la casa è in vendita a 398.000 euro. Se avete interesse a vederla e volete farci una proposta, fino a luglio la portiamo a 378.000. Inoltre, la genialità del Nicolò è questa. Possiamo vedere di valutare delle proposte dove viene permutato un altro immobile, per cui se avete a Milano un alloggio piccolo piuttosto che al mare o in qualche altra città e lo volete permutare, poiché oggi permutare non è così facile, però parlando col proprietario siamo riusciti ad addivenire a questa soluzione commerciale, per cui parte può essere cash e parte può essere la permuta di un vostro immobile. Questa è una bella, Nicolò è giovane, ma questa è una bella pensata. Guardate, stesso panorama delle grandi città, sentite l'autostrada, ah no, qua non c'è. Da piatto è tutto, abita gente in movimento.